lucerna, occhio fulgente, bel trovamento d'abile artigiano, che la tua stirpe in il tuo ufficio io dica. Hai nelle nari splendor pari al sole, manda di luce i conventi segni. Ecco, a te sola possiamo rivelarlo, ed è giusto. Voi ve la prendete con i Corinzi e loro con voi, ma in questo momento vi sono utili e voi siete utili a loro. Gli argivi non capiscono niente. Chi in tavola trattative di pace è saggio. Ecco, la salvezza fa capolino e il guerrafondaio di turno va su tutte le furie perché non è stato interpellato. Che uomo intelligente! Adesso hai detto bene. E sei tu, o popolo, la causa di tutto. Prendendo il salario dal denaro pubblico, ognuno mira soltanto al proprio vantaggio e lo Stato va a rotoli. Ma se date ascolto a me, per voi c'è ancora salvezza. Ecco la mia proposta. Noi dobbiamo affidare il governo della città alle donne. Nelle nostre case non sono loro a dirigere e ad amministrare tutto? Bene, d'accordo per Zeus. È tempo di camminare, uomini, e questa parola, uomini, bisogna ricordarci di ripeterla sempre, che non ci scappi via. Se ci prendono ad aver usato una cosa simile nelle tenebre, il rischio non è poco. Andiamo all'assemblea, uomini. L'arconte ha minacciato che chi non arriva, tutto impolverato, molto di buon'ora, prima dell'alba e con la faccia feroce, lui non gli dà i tre ovuli. Su, sbrigatevi a seguirmi e attenti a non sbagliare nulla di quel che dovete fare. Ricevuto il gettone, sedervi l'uno accanto all'altro per votare tutte le proposte che fanno le nostre amiche. Ma che sto dicendo? Amici dovevo chiamarli. E poi mandar via questi che arrivano dalla città, che una volta, quando c'era da prendere un ovulo soltanto, se ne stavano seduti a chiacchierare al mercato e ora ci scocciano tanto. No, certo, quando il racconto il nome di Mironide, nessuno avrebbe osato amministrare la città per danaro. Ma ognuno arrivava portando da bere nel suo piccolo otre e un pezzo di pane secco e due cipolle e magari tre olive. Ora invece vogliono tre ovuli per amministrare la città, come un manovale. Dopo ancora, salto su a parlare un bel ragazzo con la pelle bianca. Cominciò a dire che bisognava affidare il governo della città alle donne. Subito la massa dei ciabattini cominciò a applaudire e a urlare che aveva ragione. Invece i contadini mugugnavano. Conta un sacco, per Dio. Ma erano in minoranza e lui gridava più forte, dicendo ogni bene delle donne e di te ogni male. E che diceva? Prima di tutto che sei un furfante. E tu? Io non c'entro. E poi che sei un ladro. Solo io. È un psicopatico. Solo io. E tutta questa brava gente. Come negarlo? La donna invece diceva, è accorta, è abile a fare soldi. Non vanno tutte le volte a spifferare i segreti delle desmotorie come facciamo io e te con i segreti del consiglio. Non ha mica torto, per Dio. E poi le donne si prestano tra loro i vestiti, i gioielli, le coppe, i soldi, da sole a sole, senza bisogno di testimoni, e restituiscono tutto senza provare a fregarsi, che è quello che fa la maggior parte di noi. Se per questo anche quando ci sono i testimoni. Poi non fanno la spia, non inventano processi, non cospirano contro la democrazia e così via, un mucchio di elogi sul conto delle donne. Che cosa è stato deciso? Di affidare loro il governo. È l'unica cosa, pare, che non è ancora successa nella nostra città. Si è tenuta poi l'assemblea? Certo, per Zeus. Non ti ricordi che te l'avevo detto da ieri? Ora mi ricordo. E non sai quel che si è deciso, quindi? Proprio no, per Zeus. Dicono che hanno affidato il governo a voi. E per fare che? Per tessere? No, per Zeus, per comandare. E su chi? Su tutti gli affari dello Stato, tutti. In avvenire sarà beata davvero questa città per Afrodite. E perché? Per tante ragioni. D'ora dinanzi non sarà lecito farle cattivazioni. Chiunque voglia, né fa testimonianza né delazioni. No, per gli dèi, non far questo. Tu mi levi il pane. Buon uomo, lascia parlare tua moglie. E non sarà lecito fare il rapinatore, invidiare i vicini, essere nudo e povero, per nessuno, e ingiuriare e tenersi pegni del debitore. Grandi cose per Poseidone se non son frottole. Ma
ma ti farò vedere e tu mi sarai testimone. E anche costui non avrà nulla da ridire. Ora bisogna che tu tenga sveglio il senno astuto e il saggio intelletto, che sappia difendere le tue amiche. Alla felicità comune mira il progetto che tu dici, ad abbellire di mille vantaggi la vita del nostro popolo. È il momento di mostrare quel che sa fare, poiché la nostra città ha bisogno di qualche saggia trovata. Vada soltanto a non far nulla di ciò che si è fatto detto per l'innanzi, a vederle sempre la gente in odio le cose vecchie. Non indugiare dunque e metti subito mano al progetto. Il far presto riesce molto gradito agli spettatori. Io dico dunque che tutti devono avere tutto in comune e averne parte e vivere di questo. Non è giusto che uno sia ricco e un altro miserabile, che uno abbia tanta terra da coltivare e un altro nemmeno da esserci sepolto, che uno abbia tanti schiavi e un altro nemmeno una persona di servizio. Io stabilisco che tutti i mezzi di vita siano in comune ed uguali per tutti. E se uno a vedere una ragazza se ne invaghisce e volesse scavarla, avrà da fargli un regalo prendendolo dalla roba in comune, e dormendo con lei si prenderà la propria parte. L'epiro effettivamente solleva un problema molto importante per la cultura greca, ma non dobbiamo preoccuparci. Prassagora, infatti, ha pensato proprio a tutto, e ha un'idea per mantenere l'appagamento sessuale di tutta la comunità. Eccola che inizia a spiegare il secondo punto del suo piano politico. Sentiamo la sua proposta. Ma ci potrà dormire insieme gratis. Anche le donne mettono in comune per gli uomini e andranno a letto e faranno figli con chiunque vuole. È facile il perché. E che? Non dovrei obbedire alle leggi? Quali leggi, sciagurato? Quelle che hanno fatto. Fatto? Che scemo che sei. Scemo? E come no, il più fesso di tutti, assolutamente. Perché faccio il mio dovere. E un uomo di senno deve fare il suo dovere? Prima di tutto. Uno stupido, piuttosto. Ma tu pensi di non consegnare nulla? Me ne guardo bene. Prima devo sapere che cosa decide il popolo. Che altro possono decidere? Sono pronti a consegnare la loro roba. Ci crederò quando lo vedrò. Lo vanno dicendo per le vie. Infatti, lo dicono. E che prenderanno la roba in collo e la porteranno. Infatti, lo diranno. Mi vuoi far morire? Non credi a nulla! Infatti, non ci credono. Che Zeus ti rovini! Certo, rovineranno tutto. Ma davvero credi che chi ha un po' di buonsenso fra quella gente consegnerà la roba? Questo non è nelle nostre tradizioni. A noi tocca prendere soltanto per Zeus, come gli dèi, appunto. E puoi vederlo nelle mani delle statue quando preghiamo che ci concedano benessere. Stanno lì, a mano tese, rivolte in su, non per dare, ma per prendere. Buon uomo, lasciami fare qualche cosa di utile. Tutta questa roba qui è da legare insieme. Dov'è la mia corda? Davvero vuoi portarla? Certo, per Zeus. Ed ecco, ci leggo anche insieme questi due tripodi. Che pazzia, senza nemmeno aspettare che cosa faranno gli altri. E solo allora, poi. Fare che? Ti ricordi quel decreto? Quello per il sale? Certo. E quando si decise per quelle tali monete? Ti ricordi? Le lire? Che missione disgraziata fu quella per me. Avevo venduto l'uva e me ne andavo al mercato a comprare la farina. La bocca piena di lire. E proprio mentre mettevo il mio sacco sotto, l'araldo a gridare. D'ora innanzi nessuno accetti lire, solo l'euro ha corso. E poco fa non giuravamo tutti che lo Stato avrebbe incassato somme favolose dall'imposta del 40% che avevano escogitato Euripide e i soliti populisti. E tutti subito a coprendori populisti. Poi quando, dopo aver riflettuto, fu chiaro che si trattava del solito ritornello e che ci voleva ben altro, ecco tutte coperte di pece, Euripide e i populisti. Vieni, vieni, mia diletta, corri ad aprirmi la porta o cado a terra e ci resto. Cipride, perché mai per lei impazzire mi fai? Concedi Eros, ti supplico, fa che al mio letto venga. Ma quel che ho detto è poco per tanto desiderio. E tu ti prego, amore, apri la porta, bacia, quanto mi fai soffrire. Perché batti alla porta? Forse cerchi me? E come ti viene? Eppure batti alla porta. Morirei piuttosto. E che vai cercando con questa fiaccola? Cerco un tale di Anafistio. Non semino quello che forse aspetti tu. Però, che tu voglia o no? Ma noi oggi non introduciamo in tribunale le donne di 60 anni e passa. Le rimandiamo un'altra volta. Adesso giudichiamo quelle di meno di 20 anni. Così era sotto il
vecchio regime, dolcezza mia. Adesso è stabilito che dovete introdurre prima noi. Non capisco che dici. Io voglio battere a questa porta. Quando avrai bussato alla mia, prima. Ma ora non ho bisogno di un ostaggio. Lo so che mi vuoi bene. Forse ti meravigli di trovarmi qui sulla porta. Su, dammi la burra. Ma io, cara, ho paura del tuo amante. Quale? Un pittore così bravo. E chi sarebbe costui? Quello che dipinge le anfore per i morti. Ma rientra, che non ti veda sulla porta. Lo so quel che vuoi. E io quel che vuoi tu, per Zeus. Non mi raccomandi proprio di insonne. Io non ti mollo. Tu stai delirando. E tu, Vanetti? Saltate! Su! E poi per festeggiare la vittoria. E poi.